Signore, insegnaci a pregare il Padre. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Luca 11:1-4. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Amen. Carissimi, l'inizio del capitolo undicesimo parla di preghiera. Gesù si trova in un luogo a pregare. Nel Vangelo di Luca Gesù prega spesso, quasi sempre, anche quando non è con gli altri, soprattutto per essere in relazione con Dio. Certo, Gesù era figlio di Dio, ma Gesù, ci potremmo chiedere, come mai pregava se era Dio? Che bisogno aveva? Gesù era in comunione con il Padre, nello Spirito Santo. Ecco perché i discepoli vanno da lui chiedendogli: Maestro, vediamo che tu preghi sempre. Vogliamo scoprire, comprendere. Insegnaci i passi per la preghiera. Come fai tu? Gesù si apre e gli dice: quando pregate dite Padre. Mi fermo solo qui, perché sul Padre nostro potremo parlare mesi e mesi e tutta la vita. La novità di Gesù consiste nel guardare a Dio non come a colui che è totalmente trascendente, che è escluso dalla nostra vita, al quale ci rivolgiamo umilmente, miseramente nella preghiera e non si sa se veniamo accolti oppure no. Il popolo di Israele per un lungo periodo non pronunciava nemmeno il suo nome, pensate. Gesù in quel tempo ha il coraggio di dire: rivolgetevi a lui come faccio io, tutte le volte che mi isolo da voi e prego, chiamandolo Padre. Pensate la novità assoluta. Certo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, ma noi non ci rendiamo conto di ciò che Gesù è venuto a portare, una relazione nuova, una comunione nuova con Dio, chiamandolo Padre. Significa vivendo da figli, figli adottivi, nel nome di Gesù. Guardate che soltanto questo versetto, vissuto profondamente nella nostra vita, cambierebbe non solo la preghiera, ma il nostro stile di vita, stile e modo di pensare, di sentire, di agire. Perché? Perché come Gesù anch'io sono figlio di questo Padre buono, un Padre che mi ama, vedremo i prossimi giorni, un Padre al quale quando chiedo qualcosa so di ricevere. Quando busso alla sua porta so che lui mi aprirà. La stessa confidenza che Gesù aveva nei confronti del Padre l'ha trasmessa a noi. Quante volte noi facciamo questa preghiera recitata, velocemente, distratti, ma soprattutto non la viviamo, non la sentiamo. Quel Padre iniziale, quell'appellativo, in realtà manifesta la nostra identità. Tu sei figlio di Dio in Gesù Cristo. Non sei una persona tra miliardi di persone che forse viene ascoltata, forse viene amata. Tu sei importantissimo, benedetto
sei un figlio suo, il Padre ha cura di te. Ecco che noi dobbiamo concedere a Lui il nostro cuore, la nostra fiducia, aprirci a Lui, altrimenti non facciamo esperienza di questo Padre. Rimaniamo qui e Lui sembra che rimanga da un'altra parte, ma Lui vive in mezzo a noi, nello Spirito Santo. Possiamo rivolgerci al Padre dicendo: Padre, grazie che sei qui con noi oggi. Grazie perché mi parli attraverso la tua parola. Padre, grazie perché oggi io posso santificare il tuo nome. Padre, grazie perché tu mi dai ciò di cui ho bisogno, il mio pane quotidiano. Padre, grazie perché tu mi perdoni e che tu stesso mi insegni a perdonare gli altri. Grazie, Padre, perché tu mi guidi sulla via giusta e non mi fai camminare in una valle oscura. Anzi, se io camminassi nelle tenebre, in questa valle oscura, tu verresti a me come questo Padre buono, buon pastore, e mi prenderesti per mano portandomi fuori. Io ti benedico, Padre. Aiutami a sperimentare oggi questa figliolanza nel nome di Gesù e a guardare a te come colui che mi ama più di chiunque altro. Ho bisogno del tuo amore, di fare questa esperienza, oh Padre. Per questo Spirito Santo vieni nella mia vita, insegnami a rivolgermi come un figlio che è amato dal suo Padre, un figlio al quale il Padre non negherà ciò che io gli chiedo. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete lo slogan di oggi. Signore, insegnaci a pregare il Padre. Abbiamo bisogno di questa relazione, chiediamola. Lo Spirito Santo ce la donerà. Amen. Vi condividiamo con gioia gli appuntamenti come Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella di questo mese. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù Vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona. E infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Coinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!